Siete bravissimi! Ma bravi, bravi, bravi! Signori, buongiorno! È scattata in un modo molto singolare. Quest'ora solare... Scusate... Guarisco, ve lo prometto. Nicolò e la Filuzzeria, buongiorno e grazie di essere tornati, tornati. Nicolò Querci alla fisarmonica, Carlotta Marchesini, pianoforte e voce, Gabriele Falchieri, che avrebbe dovuto essere con noi e invece è malato a casa. Gabriele, come la capisco, si rimetta in forma presto, prometto di fare la stessa cosa io con lei. E poi questi due capolavori. Giovanna Volanti, di nome e di fatto, e suo marito, il maestro Giorgio Barogno. Grazie. Ma siete stupendi, avete ballato in un fazzoletto di parquet. Sì. Siete da quanto tempo voi siete intanto sposati e da quanto tempo ballate insieme? 50 anni. 50 anni. Sposati. Dei ragazzini. Però il ballo, io 52 e lui 54 anni che frequentiamo. Che frequentate... Io sono nata col ballo comunque. Perché... Lei è nata ballando, signora, sì. Lo dica. Cioè, si vede a sufficienza. Sì. Allora, e il valzer è il vostro ballo preferito? Sì. Sì. Perché... Valzer, perché... No, perché... no. Già, giusto, 50 anni di matrimonio hanno ragione, sì, no. Il valzer, maestro, perché? Perché il ballo più bello è il primo ad imparare per tutte le ragioni. Certo. Perché il valzer è una delle musiche più belle... È il ballo più difficile. E una volta imparato il ballo... Puoi fare tutto quello che vuoi, signora. Sì. Perché il ballo adesso, alla nostra età, va bene il valzer. Va bene il valzer. Ma costoro hanno fatto e continuano a fare cose assai più pericolose del valzer, che peraltro hanno danzato in maniera meravigliosa. Allora, ogni sabato sera, loro e molti altri, si trovano all'Euroclub Dancing di Savignano sul Rubicone. Applausi, la signora cede giustamente al cuore. La balera più longeva d'Italia. Volete che noi non cogliessimo l'occasione al volo per portarvi? Savignano sul Rubicone. Andiamo a vedere. La storia dell'Euroclub nasce il 17 gennaio del 1946. Il nonno, insieme ad altri collaboratori, decise di far ballare la gente. Era un falegname, quindi la domenica si decise di spostare gli attrezzi della falegnameria e iniziare a ballare all'interno della falegnameria. Noi adesso siamo la terza generazione che porta avanti questo percorso, che si è sviluppato appunto in oltre 78 anni di attività. Si è passato dal liscio al moderno, ritornando poi al liscio, perché si cercava sempre di coinvolgere un pubblico sempre vario nel liscio. Il ricambio generazionale purtroppo è molto lento, quindi gli giovani si avvicinano lentamente al ballo della tradizione e manteniamo la nostra clientela, quella storica, che per fortuna resiste, ancora si diverte, gli piace uscire di casa per andare a ballare. È come se fosse una famiglia allargata, ci si conosce ormai per nome, ci si incontra anche durante la settimana. Il ballo e la musica sono due strumenti che ancora permettono di divertire, di far divertire la gente, e noi siamo contenti di portare avanti questo discorso. Si diverte e speriamo che continui questa tradizione per portare avanti il ballo liscio, perché ormai di locali ce ne sono rimasti talmente pochi. Io spero di continuare così, di poter venire a ballare il sabato. Passatempo, fa bene fisicamente, tutto quanto. Una volta ballavamo tutta la sera, adesso facciamo due lenti a sabato, però ascoltiamo la musica, guardiamo gli amici più giovani che ballano e passiamo delle ore diete. E poi ci sono delle orchestre favolose. Non so cosa ne pensiate voi, questa è gente che ha capito tutto della vita, hanno capito tutto. Ballano, fa bene a tutto ballare, si divertono, hanno il sorriso sulle labbra. Viva la Romagna, ma viva, signori, mamma mia.
Grazie. La signora mi ha detto bello il nostro Euroclub, eh? Bello, vi abbiamo anche scorto sulla pista. Voi perché è bello ballare insieme? Cos'ha di bello il ballo? Prima di tutto è salute. E allegria. E poi spensieratezza. Spensieratezza, quanto bello. Parola voi difficile. No, spensieratezza, parola difficile, parola da applicare, tentare di applicare il più possibile. Vi siete conosciuti col ballando? Ballando. Giusto, in balera, si può dire così? Sì. Che bella la balera. Per un autostop. Per un autostop, attenzione, la storia si fa molto molto interessante. Cosa ha pensato quando l'ha vista? Maestro. Non ho fatto l'autostop, allora, ho chiesto un passaggio. Sono io andavo a ballare, avevo la mia ballerina e mi fa, Giorgio, dico, guarda, io ho un'amica che i suoi amici vogliono andare via presto, se c'è il posto la portiamo a casa noi, perché lei abitava a Savignano, io sono Mauro Paschi, i due paesi vicino. Sì. Ho detto, guarda, se è una bella ragazza la prendiamo su, se no, niente. Ah, le ha dato il passaggio, sì, sì. Dica la verità. Allora, Giorgio l'ha mandato. Non dire queste cose qui, è una bellissima ragazza, allora digli che il posto per lei c'è. Magnanimo, allora, ci vediamo così. Fermoli, cosa allora? Cosa dice lei? Noi ci fermiamo solo per un attimo, perché siamo arrivati a, sei una bella ragazza, le do il passaggio. Ma certo che è una bella ragazza. E come sei una bella ragazza, 50 anni insieme a ballare, questa meraviglia che è il liscio. Poi anche il valzer e tutto il resto, ma abbiamo tante passioni da raccontarvi. Tra poco Loro Solari, grazie. Allora, la bellezza dell'amore per il ballo con il liscio, con una super coppia che ci sta raccontando la sua lunghissima storia d'amore, amore grande, vero, e amore per il ballo. E poi Nicolò e la filuzzeria. Oggi abbiamo tutto. Giovanna Volanti e il maestro Giorgio Baronio. Allora, lei il passaggio in macchina a questa bella ragazza che sapeva già ballare? Pochettino. Valzer. Però abbiamo imparato la mazurka subito dopo. Abbiamo imparato la mazurka e soprattutto lei ha visto di avere accanto finalmente la ragazza con la quale stare. La ragazza, quella che mi comandava anche, mi teneva sul pulso fermo. Si vede. E così. Abbiamo avuto due figli dopo. Avete avuto due figli che ballano? No, hanno ballato. La figlia ha ballato fino a 19 anni, adesso ne ha 48. Aspetta, ma se siete due ragazzini, voi avete figli così grandi, che meraviglia. Nonna. Aspettate, sì, no, ci sono anche i nipotini e soprattutto c'è il figlio che si chiama? Mirko. E liscio ci ricorda qualcuno, Mirko Casadei, al quale mandiamo un grande amico dell'Ora Solare. Ma l'avete chiamato Mirko perché era nato da poco Mirko Casadei? Esatto, aveva un anno, sì, poco più. Rao Casadei scrisse un pezzo intitolato Mirko. Vabbè, allora. E mette il suo nome al nome del suo figlio, almeno questa è la storia. Poi dopo doveva nascere anche il nostro primo bambino. Figlio. Questo Valzer mi piaceva da morire, perché io sono un amante del folklore romagnolo, e gli ho messo il nome Mirko. Così quando dopo imparerà a ballare, Mirko già è importante. Ha già quattro passi avanti. Invece non ha avuto voglia di ballare. Vabbè. Fa un'altra attività. Però ha un bel nome. È molto bravo, sa fare molte cose. Allora, attenzione, io li aspettavamo da tempo loro, perché sono una coppia stupenda, adesso detto onestamente. Il maestro ha avuto a sua volta una grande maestra, la nonna Angelina. Sua nonna è stata la persona che le ha detto... Impara a ballare. Sì. Ti servirà. Lei, mia nonna, allora in campagna, le famiglie, per tanti bambini piccoli, come lo ero io, quegli anni, avevo 6 anni, e allora dice, te Giorgio devi imparare a ballare. Allora nelle feste, in piazza, nelle aie, cosa succedeva? Mettevano il tavolo fuori, la coppia sopra il tavolo. Ah, però... E il bicchiere di vino sopra la testa. E per forza che siete riusciva bravi. A ballare il Valzer col bicchiere di vino sopra la testa. Ma questa è storia vera. Sì. Sopra la testa beveva il vino, se no niente. Se no, il vino. Ma il guaio che dopo si arrabbiavano che pochi riuscivano a farlo e non bere un bicchiere di vino l'ora.
È come non avere la macchina oggi. Beh, signori, invece, questo immagina, ovviamente non spostandosi poi che a piedi. L'importanza è che aveva quel bicchiere di vino. Che aveva que... Però guardi, lei sta dicendo una però cosa... Però anche nella storia questo discorso in Romagna era in tutti i paesi. Si ballava, eh. Allora, com'è andata? Mi sono dovuto fermare in un pozzo a bere l'acqua, non sono riuscito a bere l'acqua. Ah, caspita, l'acqua, bere l'acqua al posto del vino. Ma vuoi mettere, la signora Giovanna Volanti trova in Giorgio, il maestro, ora spiegheremo anche perché maestro si vede perché balla in maniera straordinaria, il compagno di vita, il ballerino preferito. Ma è difficile essere marito e moglie? E essere una coppia anche danzando? Sì, è difficile. Cioè, non puoi mai litigare? Sì, si litiga sempre. Ah, si litiga sempre? Oh, signor. Cioè, nel senso... Nel ballo però... sì. Nel ballo è si facile. Litiga? Si litiga meno se uno ha un'altra ballerina. Lui ha avuto parecchie ballerine, infatti. Lui? E io sono stata da parte. Io sono stata da parte? No, perché la signora è una mamma meravigliosa, ha cresciuto due figli, poi però è tornata in fretta. No, no, c'ero sempre dietro le quinte io. Cioè, ci credo, signora, mamma mia. No, diciamo, aggiungiamo un discorso. No, sì. Non ci sarebbe... quando uno ha due figli fa fatica a ballare. Sì, fa fatica a ballare, c'è quello. Però lei ha fatto sempre da madre alle tutti mie i ballerine. Oh, a amore. Tutti i ballerini, alle mie ballerine, gli mettevo a posto l'abito, glielo cuciva, se le vuole. Perché allora si andava a ballare spesso, si andava a ballare dalle 9:30 e venivamo a casa alle 5. Del mattino? Del mattino. Ma che bello! Erano veglioni quelli. Che meraviglia! C'erano i veglioni. Adesso si arriva alle 2 comunque. È un mezzo veglione. Signora, io alle 2 non ci arrivo, quindi lei è... dimostrazione, sì. Guardateli qua, adesso si arriva alle 2, allora, me l'ha detto dai, come un elemento. Alle 2, va bene. Io a volte, per finire con l'orchestra, arriviamo alle 2. Arriviamo, non c'è più la storia del bicchiere di vino però, giustamente, perché però è molto interessante. Hanno avuto per 41 anni questi due signori una meravigliosa scuola di ballo liscio, hanno girato l'Italia con tantissimi ballerini, siete arrivati a... mi corregga se sbaglio, a 96 coppie di ballerini? Sì. Ma ci vuole un hangar per ballare 96 coppie? Sì, ci vuole tempo, ci vuole capacità, ci vuole una serietà e una linea di regole e di rispetto. Cioè, tutto questo io ho insegnato in Romagna, ho imparato. Poi ho insegnato ballo in Romagna, poi nelle Marche e poi in Toscana. Quindi ha camminato... E di lì dopo... diciamo anche il successo del pubblico e di tanti personaggi importanti mi hanno portato in tre quarti d'Italia a ballare. Senta, e il liscio come è visto nelle altre zone d'Italia? È comunque amato? Perché il liscio noi lo identifichiamo come la Romagna, giustamente. Sì, esatto. Però sta andando anche fuori dalla Romagna. Piace anche tanto fuori dalla Romagna, sì, molto, no? Piace. Fuori. Sta piacendo. Allora, piace, perché i ballerini sono sempre belli. I ballerini sono sempre belli. La signora Giovanna quando parla, boom, fa marchia il territorio con delle frasi importanti. Sono belli i ballerini, hai ragione. C'è bello e poi è una musica, è un ballo che piacevano tutti, ma sai cosa c'era anche... Alla fine di ogni ballo, che allora si ballava molto il folklore, adesso un po' di meno, cioè quando i ballerini uscivano dalla pista, arrivavano gli spogliatoi, dovevano tornare indietro perché la gente non finiva di applaudire. Non bastava, li volevano rivedere tanto ancora. Tanto sia anche negli alberghi giù al mare. E di lì mi hanno fatto una pubblicità che ha girato in 4 nazioni d'Europa. E poi maestro è andato ovunque. I miei ballerini abbastanza in Germania con un'altra nazione all'Olanda e nell'interpretazione dei 30 minuti che aveva le tre nazioni 10 parole 10 sì? minuti di parole i miei ballerini tutti fermi lì in fila. Guarda come gli lo altri sta non dicendo. Ci sono stati ma gli altri per dire fuffa i miei ballerini invece erano lì. Si fermi un attimo, maestro. Ah, sì, prego. Lei è stato premiato con un leopardo d'argento e si è portato a casa anche un divano come premio. Ora mi deve spiegare questa cosa perché
è un po' così. No, ma la storia, io siccome quando andavo, sì, avevo già vinto prima di partire. Era convinto. Convinto alla coalizione. E allora arrivo a casa, alla gara, al paese dove facevo questa competizione, e allora col portapacchi sopra la macchina. Ah, ti hai capito? Partiva già col portapacchi. È arrivato sopra... il mercante. Dai, parola da romagnoli. Guarda, lo dice con gli occhi che gli brillano. Ma signori, io posso chiedervi una cosa? No, la chiedo solo al maestro. Maestro, ma lei quanti anni ha? Io ho 77. Datemi un foglio di carta. La signora non glielo chiedo perché è una ragazzina. Poca di meno. Pochi di meno. Fanno le due di notte ballando. Allora, io non dico andiamo tutti quanti a ballare, però do un suggerimento. Andiamo tutti quanti a ballare questi balli ascoltando questa musica. E qui però ci stacchiamo un po'. Abbiamo chiesto a Nicolò e alla Filuzzeria di fare una dedica molto romantica a questi due meravigliosi che si amano da 50 anni e da 50 anni ballano. Vorrei che fosse amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dai. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Artesini, pianoforte, voce, Nicolò Querci alla fisarmonica, grazie. Allora, una cosa deliziosa, non stavano fermi, con tutta che questa musica è, non è valzer, non è liscio, era la cosa più romantica. La signora muoveva i piedi e il maestro faceva strani movimenti così con le mani. Non state mai fermi voi. Ma la musica ti prende, cioè, un po', ti eh? Prende, hai sempre voglia. Come l'avreste la ballata musica... questa? Un lento? Beh sì, questa è un lento, no, certo. Questa con un bel valzer lento, tenendo molto stretta la partner. E insomma, perché siamo uomini e loro sono donne. No? E insomma, no, ma quanto no, è bello lui, assolutamente. Senta signora, io l'ho sentita prima, queste cose si possono dire. Abbiamo il camerino di fronte, no? Lui esce dal camerino, ma il nostro Jacopo adorabile della produzione, volete un altro caffè? Ma quasi quasi prenderei un altro caffè. La signora, no, ne hai presi troppi di caffè. Questo no mi ha fatto saltare. Lei è un po' il generale di casa, dica la verità. Beh, la donna deve fare il generale di casa. Maestro, ci vuole un generale a fianco? Sì, ci vuole, ma io non ho mai avuto problemi. Ma lo si perché vede? Io adesso lo dico in battuta, però è una realtà. Perché in Romagna. Perché lei quando dice di no, dico di no anch'io. Quando lei dice di sì, io dico di sì anch'io. Noi andiamo d'accordo. Ma la signora è generale, ma lei è tattico. Molto tattico, molto tattico. Allora, noi vi ringraziamo perché avete fatto questo lungo viaggio, perché ci avete dato soprattutto questa emozione di farci vedere a studio completamente vuoto il valzer, l'amore, l'amore per la danza. Esatto. E ci avete dato dei suggerimenti. Può iniziare a chiunque a ballare? Sì, sempre. Cioè, una persona di 60 anni. Può iniziare, ma non deve saltare. Questo è un consiglio che do io. Non deve saltare? Che no, vuol dire? Perché... arrivano i problemi delle saltare nel senso di le mazurche. No. Però il ballo liscio, valzer, tango, sempre. Si possono fare. Anche la mazurca liscia. La mazurca liscia è ritmica. Signora, lei dice liscia in una maniera, guardi che io me la porterei a casa.
perché il Lissio è Lissio, noi continuiamo a chiamarlo Liscio, il Lissio, così si dice. Grazie di essere stato. No, maestro, aspetta un momento, un attimo, dica. Praticamente in Romagna, sì, viene chiamato, no, in Romagna non viene chiamato Liscio, viene chiamato Danze Folk Romagnolo. Danza Folk Romagnolo. Danze Folk Romagnolo. Perché è nato in Romagna, creata dai romagnoli, perché la prima scuola di ballo è nata nel 1951 a Cesena. Non solo con le vecchie glorie che c'erano da allora, sì, ma insieme ai musicisti. Le orchestre che suonavano il folklore si trovavano davanti delle volte delle difficoltà suonando sui tempi musicali e il modo. Cioè lei dice tutto questo è stato riunito ed è diventato professionismo. E ha fatto il giro del mondo. Ah, non abbiamo dubbi, con un bacio a Mirko Casadei e un bacio a questa meravigliosa coppia, il maestro Giorgio e la signora Giovanna e a tutta la loro famiglia.